ringrazio tutti e ciascuno in particolare con l'affetto orante, la stima e anche per la simpatia e il sostegno che ci hanno tutti dimostrato. Rendiamo gloria a Dio che si è compiaciuto di chiamarci in questa diocesi, in questa chiesa locale, in mezzo a questo popolo. Con le mie sorelle esprimo con semplicità e con intimo gaudio il mio compiacimento e la mia gioia per tanta partecipazione a questa inaugurazione per rendere grazie a Dio. Il Carmelo, con la sua storia plurisecolare, è ancora di attualità per la sua freschezza, per la sua spiritualità, per il suo fascino. La sua freschezza deriva dal fatto che è sempre rinnovato dallo Spirito. La sua spiritualità è un messaggio per ogni persona, perché tende alla contemplazione di Dio, ma in mezzo al popolo. Il suo fascino risiede nel vivere per l'essenziale e per colui che è il tutto. Cosa ci si aspetta da un monastero? La preghiera corale e liturgica, la testimonianza di vita, l'ascolto e la dedizione a Cristo e alla Chiesa. E Gesù, il Cristo, continui ad operare in mezzo a noi con la sua presenza viva e ci conceda la grazia di essere sempre testimoni della sua risurrezione con una vita santa che rifletta sul volto e nei gesti la presenza del Signore. Grazie. L'amore infinito che neppure il cielo può contenere. Ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi. Allora è bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome, è bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare. O Dio, che susciti continuamente il volere e l'operare, noi ti benediciamo perché durante il nostro pellegrinaggio terreno ci ha ispirato il desiderio ardente della tua casa. Fa che le tue figlie che entrano in questo nuovo monastero ti ascoltino nella fede, ti invochino nella preghiera, ti cerchino nella fatica e scoprano in ogni realtà la tua presenza, siano testimoni del Vangelo e diffondano dovunque il buon odore del Cristo e così raggiungano la felicità promessa nella manifestazione della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Gesù benedetto, che hai preparato una gloriosa dimora nei cieli per quanti professano i consigli evangelici, benedici questa casa di preghiera e le sorelle che vi abiteranno. Circondale sempre con la tua protezione e custodiscile nella tua grazia perché si rafforzi in loro il vincolo di comunione fraterna. Fa, o Signore, che servendo te il prossimo diventino esse stesse un Vangelo vivente, lievito di conversione e di rinnovamento nello Spirito per tutto il popolo cristiano. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel suo amore. Insieme al Vescovo, le monache, e andiamo in fondo. Pardon. Vado avanti io. Croce. Perché questa sia un'abitazione santa in cui si vive e si lavora alla sua presenza. Amen. Cristo Signore dimori per la fede nei vostri cuori e vi prepari un posto per regnare con Lui nella casa del Padre. Amen. Lo Spirito Santo rimanga sempre in voi e fra voi, perché l'opera gioiosamente intrapresa sia portata per suo dono a felice compimento. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Per Maria Aurora della Risurrezione. Suor Maria Rosa dell'Eucaristia, Suor Maria Mary dello Spirito Santo e di Sant'Elia.